Luciano Cianci continua la vostra marcia in testa alla classifica, un altro, insomma, risultato utile che, insomma, vi mette, in buona luce in questo finale di campionato. Sì, un risultato importante su un campo difficile. Sapevamo che non veniamo qui a portarcela da casa, dovevamo soffrire, e così è stato. Fortunatamente siamo stati in svantaggio, sfortunatamente, e poi abbiamo trovato subito il pareggio con Ridenti, e ciò ha fatto modo di indirizzare una partita e riuscire a finire comunque il primo tempo sopra di un gol. Secondo tempo, loro, diciamo, sono anche un po' calati fisicamente perché gli mancavano molti elementi, da quello che ho capito, tra cui il capocannoniere. E tra virgolette è stato un vantaggio per noi, perché comunque Del Giudice è un giocatore che in questa categoria ha fatto 40 gol, è evidente che è una grossa assenza per loro. Però se ne sono giocata fino alla fine, noi abbiamo sofferto e fortunatamente abbiamo trovato il secondo gol di vantaggio e poi ce la siamo portata a casa. Com'è il bilancio, insomma, di questa stagione che vi vede, insomma, da fuori veramente trionfale? Sì, da fuori è trionfale, da dentro diciamo che anche noi abbiamo le nostre magagne per via di infortuni, comunque acciacchi vari che ti porti, penso qualsiasi squadra nella stagione, però ogni partita comunque te la devi giocare fino alla fine, perché se tu pensi che sei più forte e vai su un campo così, rischio che non la porti a casa, perché le squadre giustamente se la giocano fino alla fine. Luca De Filippis, ci avete provato a fermare la capolista, però forse, insomma, un paio di assenze pesanti alla fine si sono fatte sentire anche per le rotazioni. Anche di più di qualche assenza, cioè, proprio l'ultimo, anzi, volevo fare auguri di buon ritorno anche perché deve affrontare l'intervento. Infanti che si è fatto male l'altra settimana, prima di tutto. Poi secondo volevo fare i complimenti ai ragazzi perché anche se erano pochi si sono comportati benissimo in campo, ci hanno messo tutto quello che c'avevano in corpo e fino a un certo punto c'era anche la cosa di. Cioè, stavamo tenendo testa alla prima classifica, quindi non è da poco. Quindi complimenti ancora ai compagni e speriamo di ritornare prima di tutto con un organico un po' almeno a riuscire a allenarsi, ecco, perché ultimamente è difficile anche quello. Però andiamo avanti. Com'è il bilancio fino a questo momento? Insomma, una squadra che sembra che possa fare sempre qualcosa in più e ci si ferma proprio lì lì. Ci manca sempre quel piccolo scalino da salire, concentrazione per 60 minuti. Purtroppo sto sport come cali di concentrazione, prendi gol e a noi succede questo, quindi anche mentalmente è difficile poi rimanere sul pezzo in partita e niente. Ma è una squadra giovane, quindi nonostante gli infortuni stiamo cercando di tirare avanti fino alla fine della stagione. Noi abbiamo fatto un bilancio all'inizio del campionato, fin girone di andata, molto buono. L'inizio è stato traumatico e sta continuando sulla stessa linea. Sta a noi però a uscirne fuori, perché dobbiamo uscirne fuori e finire l'anno in maniera degna di come abbiamo iniziato. Ecco.